La passione per la recitazione nasce in Alberto Sordi fin da ragazzo. Boy di rivista, fantasista, cantautore. Ottiene il primo successo nel doppiaggio inventando la voce di Oliver Hardy. Per tutti, Ollio. Gli asini che volano nel cielo, vanno in patria sulle nuvole, si divertono a fare i cigni nel ruscello, bianco come inchiostro. Andai senza speranza perché vidi tutti attori, doppiatori, consumati, eccetera, dico, non è che prendono me. E invece, improvvisamente, c'era una canzoncina che lui cantava. Quale? Guardo gli esimi che volano nel cielo. Eccola, questa è la voce, disse. Schirato, che era il direttore della Metro-Goldwyn-Mayer, dalla cosa. Allora io dico, madonna, dice, no, è perfetta, è questa la voce che noi diamo oggi. Ecco, vedi, Teddy, come ci siamo ridotti. Già Theodore peggio di prima. E che diavolo abbiamo noi due, dimmi? Non siamo che peggiori degli altri? Eppure non riusciamo mai a combinare niente, né a trovare mai un posto. Tu lo sai qual è il nostro guaio, vero? Noi non abbiamo avuto una istruzione. È questo che ci rovina? Non siamo abbastanza analfabeti. Sì, forse hai ragione. Sicuro che ho ragione. Vedi, se fossimo andati a scuola come gli altri e avessimo imparato le cose basilari, avremmo un posto di concetto. Sordi inizia un forte sodalizio con Mauro Zambuto, voce di Stan Laurel, Stanlio. Chi era l'altro? Il magro. L'altro era Zambuto, ingegnere elettronico che poi si trasferì in America e io non lo vidi più. Sodalizio che si interrompe nel 1952, quando Sordi diventa l'attore più richiesto nel cinema italiano e Zambuto, professore di fisica teorica e di elettronica a New York. Ah, Zambuto, come stai? Mauro Zambuto con me ha cominciato una carriera che poi se n'è guardato bene di continuare. Lui era la voce di Stanlio, io la voce di Ollio. Mi fa piacere di incontrarlo. Si incontreranno dopo quasi 40 anni, proprio in quella New York. Ho sentito una voce amica, fraterna, cara Alberta proprio di cuore. Sono molto contento di rivederti. Dopo tanti anni. Allora se ritornerai ad essere quello che sei, procura di ritornare meno stupido di questo momento. Fantastico 5, Stanlio ed Ollio. Sordi fa le prime apparizioni cinematografiche come comparsa ne Il feroce Saladino, La principessa Taracanova e In cuori nella tormenta, dove è doppiato da Gualtiero De Angelis. Sul set di Cuori nella tormenta conosce Giuseppe Rinaldi, la più grande voce del doppiaggio italiano, con il quale stringe una forte amicizia. Nel maggio del 1941 il 21enne Sordi entra in sala di sincronizzazione per doppiare Alan Marshall né Il giardino di Allah. Ma vi dirò il perché. Devo pur dirvelo. Sono venuto da voi perché mia madre sperava che io mi facessi frate. E invece è morta mentre ero soldato. In sala conosce Andreina Pagnani, che nel film presta la voce a Marlene Dietrich. Chi siete? Una signora qui. È incredibile trovare. Oh, mi pare proprio di sognare. Siamo una pattuglia sperduta. Smarriti nel deserto. Da 3 giorni. Signora, scusate, ma i miei uomini sono del tutto esausti. Avete dell'acqua? Dei viveri? C'è acqua nella prima tenda. Troverete tutto nell'accampamento. Il giovane Sordi riesce dove tanti hanno fallito. Fa riaffiorare nell'attrice il desiderio di una vita sentimentale dopo la precoce vedovanza.
No, mio marito è russo. Ah. Permettete, signora. Certo. Oh, eccolo qua. Vi lascio un momento, tenente. Prego, signora. Naturalmente sarete a cena con noi. Ne sarò felice. Ancora non posso credere di essere sveglio. Pochi minuti fa brancolavo nel buio senza acqua. Ed ora avrete champagne. Vi aspettiamo. Se nel dopoguerra il cammino di Sordi nel cinema continua ad essere difficile, nel doppiaggio il lavoro certo non manca. È la voce di un abile ladro di portafogli in Casablanca. L'Europa è precipitata a Casablanca. Alcuni di essi aspettano un visto da anni. Vi scongiuro, monsieur, state attento, state in guardia. Il posto è pieno di avvoltoi, avvoltoi dappertutto. Dappertutto. Grazie, grazie di cuore. Ma vi pare, au revoir, monsieur, au revoir, madame. Au revoir. Doppia Gordon Oliver né La Scala Chiocciola. Bianca, se non puoi venir da me, verrò da te, verrò da te. Pallide mani che adorno, diafane al chiaro di luna. Che c'è, piccola? Bruce Lester in Ombre Malesi, dove Bette Davis ha la voce di Andreina Pagnani. Signora Crosby, lei si è comportata magnificamente. Sono dolente che sia stata costretta a raccontare questa scena dolorosa. Siete tutti molto buoni. Sordi, molti anni dopo, dirà della Pagnani: l'unica donna che forse avrei potuto sposare. Sordi, voce del venditore di biciclette in Ladri di biciclette, è diventato molto amico di Vittorio De Sica, che gli riserva un piccolo spazio nel suo film capolavoro. E che ci fa col numero della matricola? Che te compri il numero? No, non si compra il numero, ma va a vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? Mo vado a chiamare la guardia e poi vedemo. E va a chiamare chi te pare, va. Sordi inizia a lavorare in radio creando e interpretando numerosi personaggi di successo, ma il suo obiettivo è il cinema. Papà, tu hai ragione, ma io non ho altre prospettive, perché il mio unico scopo è quello di recitare. Così Sordi risponde al padre, che cerca di smorzare gli entusiasmi del figlio per il cinema. Cinema che lo relega ancora in parti secondarie. Nel 1942, I tre aquilotti di Mario Mattoli, La signorina di Ladislao Kish, Casanova farebbe così di Carlo Ludovico Bragaglia. Nel 1945, Il passatore, dove è doppiato da Carlo Romano, Le miserie del signor Travè di Mario Soldati. Nel 1947, Il delitto di Giovanni Episcopo di Alberto Lattuada, Il vento mi ha cantato una canzone di Camillo Mastrocinque. Tra il 1948 e il 1950 gira soltanto tre film come attore, ma doppia decine di titoli dando la voce a... Ho un appuntamento stasera con un treno. Lo sai che non gli piacciono i treni. Scott McKay in Duello al sole. Oh, ci vediamo di tanto in tanto. Dovresti aver visto la sua faccia quando gli ho detto che Perla era con te. Ah, doveva essere molto interessante. Qual è il messaggio? Che Perla venga via con me, subito. Bruce Bennett né Il tesoro della Sierra Madre. Le montagne sono di tutti, no? Certo, è giusto, aspettano chi arriva prima. Così è per i cacciatori, ma non per i cercatori d'oro. A meno che non abbiano denunciato i loro diritti. Denunciare i nostri diritti? Dite quel che volete, ma domani io mi metto a cercare l'oro. Richard Webb né Il tempo si è fermato. Ormai possiamo affermare di conoscerlo, quest'uomo. Bevitore, collezionista, eccentrico, odia gli orologi, chiacchierone, donnaiolo e sposato. Che ne penserebbe di un uomo simile a tua moglie? Mia moglie? Beh, una moglie innamorata del marito. Rispondo io. Pronto? Pedro Armendariz in Il massacro di Fort Apache. Attenti! Signori, questo è un cavallo. Come vedete non c'è la sella. E perché non c'è la sella? Perché per voi sarà più difficile cader di sella se non c'è la sella. Ora, prima di proseguire, c'è qualcuno fra voi che abbia avuto l'onore di servire l'esercito del Sud durante la guerra di secessione americana? Io, signore. Robert Mitchum in Notte senza fine. È romantico, ma bello. Toro, io non appartengo qui. Non so il perché, ma ho sempre sentito qualcosa avversa. È un timore inspiegabile. A volte sono felice, ma il timore è là. Così devo stare con te.
Dobbiamo farci una vita, andiamo prima che qualcosa avvenga, andiamo, amor mio. Ehi, se per caso vedete un estraneo, non vi pressionate, sono io. Frank Phelan ne La vita è meravigliosa. Bert vi manda lo champagne e che la vostra felicità sia spumeggiante come questo. Guardati, a proposito, dove andrete a passare la vostra luna di miele? Io non ci volevo credere. Il mestiere tu lo conosci. Ma arrangio. Sei più bravo di quel che dicono. Bravo quasi quanto me. Io e te siamo in cima alla lista. Ci metterei anche un altro. Sì? E chi? John Ireland ne Il fiume rosso, assieme all'amico Giuseppe Rinaldi, voce di Montgomery Clift. Charles Drake in Winchester 73. Se ci fossi stato io, sceriffo o non sceriffo, non ti avrebbe cacciato dalla città. Ormai non me ne importa più niente. Ci siamo incontrati lo stesso? Sì, ma ha fatto male. E gliene canterò quattro appena lo vedo. Leif Erikson in Il terrore corre sul filo, ancora una volta al fianco di Andreina Pagnani, qui voce di Barbara Stanwyck. Notizia di un tuo spasimante. Di un mio spasimante? Non ti dice niente il nome di Harry Stevenson? Ah, sì, certo, lo conoscevo. Che gli è successo? Niente, c'è qui la sua fotografia. Ecco la moglie. I signori Stevenson, recentemente stabilitisi a New York. Lei è una Cotterell, nota da signorina come la reginetta delle pasticche. La signora Stevenson è da tempo sofferente ed è curata dall'eminente clinico dottor Philip Alexander. Il signor Stevenson è vicepresidente dell'anonima Cotterell di Chicago. Reginetta delle pasticche. Come si fa ad essere così scemi? Basta afferrare il Jay Carroll Nash in sala. Una mitragliatrice e uccideremo tutti quei cani. Ammazzarli. Ma io non gli voglio male a quelli. Non spetta a te decidere se li ami o li odi. Sì, che aspetta a me. I miei saranno qui fra poco. Vada, italiano, che se tu rifiuti di aiutarmi ti denuncerò come traditore. Va bene, denunciami. Quegli uomini che tu vorresti ammazzare m'hanno dissetato, sfamato per impedire che io morissi. M'hanno raccolto sfinito in pieno deserto. E non m'hanno ucciso, non pensarono mai di uccidermi come tu vorresti fare con loro. È la voce narrante in Prima Comunione di Alessandro Blasetti. Contenti, cantiamo ai quattro venti, trallarolallallero. È Pasqua, noi siamo tutti puri, scriviamo sopra i muri, e viva la bontà. Stringiamoci, abbracciamoci, che siamo tutti fratelli, soprabiti ed ombrelli, ai poveri donia. È Pasqua, noi siamo tutti buoni, l'autore, il regista, il pubblico e Carloni. Siamo nel 1950. Nel breve arco di un paio di anni, Alberto Sordi non avrà più tempo per il doppiaggio. Lascia il mondo delle voci non prima di averla prestata a Marcello Mastroianni in Domenica d'agosto di Luciano Emmer. Pronto? Pronto? Pronto, sì, sono io, Erco. Prima dei fini conti se ne va un'ora sana. Non so potuto venire prima. Io ho chiamato lo stesso. Figurati, questo caldo. Non sento bene. Sì. Ma che c'è? Che è successo? Per l'ultima volta, Sordi calca le tavole del palcoscenico. Non avrà neanche il tempo di tornare alla rivista se non nel 1952 con l'enorme successo di Gran Baraonda. Sordi ha il privilegio, mai concesso, di scendere le scale al posto di Wanda Osiris. Il corpo di ballo è quello delle Bluebella. Una ballerina strapperà Sordi alla Pagnani dopo un rapporto durato quasi 10 anni. Sordi o dell'Unità d'Italia. Questo programmatico romano, agilmente pingue, questo giovanotto quarantenne, col volto nobile e le rughe del testardo sotto i compatti capelli trasteverini, lo troviamo di fronte ad ogni nuovo film, implacabile come un vicino di casa, irrefutabile come una carta d'identità. Parola di Claudio G. Fava. We'll be right back.
Ogni volta che andavo al cinema e vedevo Marlon Brando col giaccone per la pistola, mi sentivo un malloppo qui e dentro di me pensavo: ma chi sei, Marlon Brando?